questa nuova puntata di Edilizia Sicura vi presentiamo gli approfondimenti raccolti alla Fiera Internazionale dell'Architettura e delle Costruzioni di Milano RO, MADEXPO, che abbiamo visitato per avere una visione specifica su materiali, finiture, superfici e sistemi software e hardware in edilizia. Che cosa cambia nel tracciamento degli edifici in cantiere con questa strumentazione? Il vantaggio di usare il GPS anche in tracciamento in cantiere è principalmente essere da solo. Non ho bisogno di, fondamentalmente rispetto alla stazione totale, di orientarmi. E seleziono i punti dalla grafica e lo schermo mi indica direzione, quindi lo spostamento dove devo andare verso il punto da tracciare. Come potete vedere dallo schermo, seleziono un punto che mi interessa e lo schermo mi indica appunto su una mappa, posso avere anche appunto una mappa di Google, mi indica la direzione verso dove devo andare. Dopodiché il picchettamento col GPS può essere un picchettamento rispetto a diversi riferimenti, rispetto al nord, rispetto al sud, rispetto a un altro punto, rispetto a un allineamento, cose molto pratiche in cantiere. Posso anche picchettare delle linee a squadro o rispetto alla progressiva di questa linea. Costruire in calcestruzzo attraverso la stampante 3D, una sfida per il futuro, per quale motivo? Fondamentalmente ci occupiamo di individuare diverse soluzioni tecnologiche, scegliere tra diverse soluzioni quale sia la migliore, ai fini di individuare delle scelte per diverse soluzioni che verranno proposte nel futuro, in determinati campi quali coperture a grandi luci. Ovviamente sfruttiamo i vantaggi della stampa 3D, quindi sostanzialmente un'ottimizzazione della forma e una riduzione fondamentalmente del peso dell'elemento strutturale che andiamo ad individuare. Questo lo facciamo per mezzo di concetti diversi, fondamentalmente applicati alle costruzioni, e quindi con l'individuazione e la fabbricazione di conci. Tali conci saranno successivamente collegati per mezzo di malte ad hoc oppure altri sistemi che stiamo studiando in questi giorni, e elementi che resisteranno ovviamente per mezzo di quelle che sono le caratteristiche del calcestruzzo e quindi stesso dei conci, e per mezzo di armature che sono esterne. Questa è una delle novità che adotta fondamentalmente la stampa 3D. Esistono da qualche anno dei brevetti sul calcestruzzo trasparente. Si tratta quindi di composizioni un po' particolari, spesso nascoste anche dal segreto commerciale, ma fondamentalmente parliamo di calcestruzzo, quindi dove ci sono all'interno degli inserti che sono fibre ottiche, fibre di vetro o materiali plastici in genere trasparenti, e dove gli ingredienti stessi tradizionali del calcestruzzo sono appunto miscele molto chiare o addirittura trasparenti per ottenere questo effetto appunto traslucido. La caratteristica principale del calcestruzzo è la sua resistenza a compressione, e anche in questi casi appunto questa caratteristica viene garantita, ma in più si tratta appunto di prodotti che trasmettono la luce e che probabilmente avranno uno sviluppo futuro anche in edilizia. Che cos'è il corten e perché sceglierlo come materiale? Allora, il corten è un metallo, viene utilizzato essenzialmente per rivestimenti per esterni, è un materiale molto versatile perché può essere utilizzato in moltissime applicazioni e in futuro troverà un forte uso in quanto è un materiale che non necessita di alcuna manutenzione. E alla fine, non subito, anche i costi finali sono sicuramente più bassi. Punti di forza, come viene lavorato, come viene posato? Si parte da lamiere, vengono tagliate, piegate, sagomate, oppure anche i tubi, perché adesso cominciano ad essere disponibili anche i tubolari in corten, e quindi anche possiamo fare cancelli, staccionate, applicazioni che fino ad anni addietro erano improponibili per i costi, e quindi andrà a sostituire, a mio modo di vedere, le attuali applicazioni che vengono fatte con lo zinco o altri materiali. E viene usato soprattutto nei restauri e nelle costruzioni, e sta soppiantando tanti altri materiali. Diciamo che l'Italia, sotto certi punti di vista,
siamo più avanti, stiamo usando il Corten e vedo che cominciano a usarlo anche nei paesi esteri. Sulle finiture c'è tanto e poco da dire. Il materiale è uno e trova una tonalità stabile che è una. Dipende dalle posizioni, se è vicino al mare, in montagna, se è verticale, se è orizzontale, se c'è sopra qualcosa, se è sotto un porticato. Però di base la finitura è una. Poi volendo ci giochiamo con dei protettivi da mettere sopra, ma adesso parliamo di applicazioni per interno, perché volendo il materiale lo usiamo anche per interno. Di solito il materiale viene lasciato lì ed è lui che acquista il colore voluto. Si parla molto di efficientamento energetico delle abitazioni, si parla molto delle pareti, ma come evolve quindi il telaio degli infissi per far fronte alla dispersione termica? I serramenti in alluminio hanno avuto una forte evoluzione, si è partito inizialmente era un telaio freddo e siamo arrivati ad un serramento in alluminio a cosiddetto taglio termico. In cosa consiste? C'è un guscio interno e un guscio esterno e sono tenuti uniti tra di loro tramite dei listelli in poliammide. Nel tempo questi listelli in poliammide si sono sempre più evoluti, quindi hanno aumentato la loro dimensione, tanto è vero che adesso ci possono essere dei listelli anche fino a 40 o 50 mm di lunghezza. E nel tempo c'è stato anche il miglioramento del cambio di materiale, quindi si utilizzano dei materiali sempre più isolanti. Che cosa possiamo dire anche invece sul vetro multiplo? Sì, diciamo che i componenti che compongono la finestra, oltre a essere il telaio, che può essere di diversi materiali, altri componenti fondamentali sono il vetro e un altro elemento che sta sempre più evolvendo nel tempo è la cannalina, è un distanziatore delle lastre di vetro. Diciamo che nel tempo c'è stata un'evoluzione sia per quanto riguarda la trasmittanza termica del vetro che per quanto riguarda la trasmittanza termica di queste cannaline. Entrambi sono diventati sempre più isolanti e quindi adesso si possono utilizzare dei vetri che arrivano, vetri tripli che possono arrivare fino ad una trasmittanza termica di 0,6 watt a metro quadro Kelvin. E le cannaline che sono diventate cannaline a bordo, si chiamano bordo caldo e quindi hanno un potere isolante maggiore. Il bambù, un prodotto di nicchia possiamo dire, come può essere utilizzato e quali sono diciamo i vantaggi e gli svantaggi dell'utilizzo di questo prodotto? È molto interessante soprattutto per il professionista e per l'architetto l'utilizzo del bambù per un criterio di ecologia e di ecosostenibilità, in quanto essendo un'erba e non un legno non si ha il discorso della deforestazione come avviene ovviamente per i materiali lignei. In questo caso abbiamo una materia prima che è una risorsa illimitata. Che cosa si fa con il bambù? Ad oggi si fa davvero tutto, diciamo che forse il limite stesso sta nella fantasia, perché comunque sia noi utilizziamo questa materia prima per ricavare pavimenti d'interno, pavimenti d'esterno, materiali per controsoffitti, semi lavorati per l'arredo d'interno. Diciamo che volendo potenzialmente si può realizzare una struttura, una casa, un'abitazione, un progetto 100% bio, 100% ecologico utilizzando il bambù come materia. Questo è un esempio di come il bambù dalla materia prima viene lavorato per ottenere tutti quelli che sono i pavimenti, i materiali per l'arredo d'interno, il procedimento per il prodotto d'esterno. Si ottiene dalla canna di bambù che è internamente vuota, si seziona sino ad ottenere tante strisce lamelle, queste strisce lamelle vengono poi lavorate, assemblate per ottenere poi i masselli, gli strati, eventualmente due o tre strati nei pavimenti o eventualmente i materiali poi per tutta una serie di altre applicazioni. Difficoltà nella posa? No, si posa esattamente come tutti i pavimenti da interno, per cui esattamente con gli stessi accorgimenti dei pavimenti in legno. E anche per il mantenimento, diciamo la manutenzione? Assolutamente sì, assolutamente sì. Oggi parliamo di una struttura probabilmente più unica che rara, il ponte di Øresund, che collega Svezia e Danimarca, una tratta stradale ferroviaria di quasi 16 km, composta da un tunnel sottomarino e un ponte, che si incontrano in un'isola artificiale. Prima di tutto si tratta di un esempio ben riuscito di un'importante collaborazione tra due paesi. Si tratta di un ponte tunnel che è stato inaugurato quasi 20 anni fa, un percorso lungo 16 km circa che collega le due coste, quindi quella svedese partendo dalla piccola città di Malmo
e arriva praticamente nelle vicinanze dell'aeroporto di Copenaghen. Per metà circa si tratta di un ponte che si sviluppa quindi in alto, con una parte centrale dove ci sono due piloni molto alti che superano i 200 metri e si tratta appunto di un ponte strallato. Come tecnologia sono quei ponti dove i piloni centrali sorreggono varie porzioni del ponte stesso, che è quindi una specie di ponte sospeso. E ad un certo punto, più o meno a metà del percorso, arriva sulla superficie dell'acqua e quindi tocca su un'isola artificiale appositamente creata, costruita, mettendoci quindi in quel tratto di mare miliardi di metri cubi di materiale, appunto, che è stato dragato in parte anche per le necessità costruttive dell'opera, e da lì in poi si sviluppa in un tunnel sottomarino. E tutte e tre queste parti sono veramente complesse dal punto di vista ingegneristico e anche nella costruzione. In modo particolare il tunnel è stato costruito con dei tratti in cemento armato che sono stati prefabbricati, quindi costruiti ad una certa distanza dal luogo di destinazione e poi fatti spostare come delle chiatte, quindi chiusi, sigillati e portati praticamente galleggiando, quindi facendoli galleggiare proprio fino al luogo di destinazione, e poi sono stati affondati. Una volta fatto questo, questa ventina di tratti che sono lunghi quasi 150 metri ciascuno, quindi si tratta di mega strutture che pesano più di 55.000 tonnellate ciascuna, sono state quindi affondate e messe, compattate, messe insieme, collegate, e una volta stabilizzato, zavorrato e coperto anche, questo ha permesso di proseguire con questo doppio percorso, doppio nel senso che il ponte si sviluppa su due livelli: su quello superiore è un'autostrada e nella parte inferiore invece ci sono due corsie per i treni. Tutto questo ha comportato grossi lavori strutturali, movimentazione consistente di terreni e lavori appunto in mare, ma che come effetto complessivo finale hanno comportato una grande attenzione, un rispetto per l'ambiente e paradossalmente hanno migliorato anche le condizioni di quel tratto di mare, andando a creare addirittura in quest'isola artificiale appunto una specie di riserva naturale. Continuate a segnalarci gli edifici che vi incuriosiscono e che vi affascinano, che avete visto o che desiderate visitare, scrivendoci all'indirizzo ediliziasicura@edili.com. Tra i corsi in evidenza a cura di IPLE vi segnaliamo gli aggiornamenti. Per addetto alla conduzione di escavatori idraulici, pale caricatrici frontali, terne, macchine in movimento terra, martedì 26 marzo dalle 13.30 alle 17.30 con prova di verifica finale. Giovedì 28 marzo per la sicurezza dei lavoratori del settore costruzioni, rischio alto, accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Martedì 2 aprile e giovedì 4 aprile, in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero degli Interni, la sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. Per qualsiasi informazione sul calendario dei corsi potete seguire l'Istituto Professionale Edile di Bologna collegandovi al sito www.edili.com, attraverso le pagine social e sul canale YouTube.